Allora, direi che possiamo cominciare. Sono a pagina 440 del vostro libro e siamo di fronte al proemio dell'Orlando Furioso. Allora, innanzitutto il proemio. Abbiamo già visto l'importanza determinante dei proemi all'interno della letteratura. Come nella Divina Commedia, anche in questo caso il proemio va a rappresentare quello che è un testo di tipo programmatico. Cosa significa questo? Siamo di fronte a un testo che, uscendo per un attimo dal contesto della narrazione, si pone l'obiettivo di esporre in qualche modo le intenzioni del poema e soprattutto di dare quello che è un programma e delle dichiarazioni di poetica. Cosa si intende per poetica? L'insieme delle regole, delle leggi che un autore vuole seguire nel suo fare letteratura. Allora, in questo caso troveremo la materia, troveremo l'invocazione, vedremo ai modelli, alle muse, e troveremo una serie di altri riferimenti. Andiamolo intanto a leggere. Dal punto di vista metrico, ricordiamolo, l'abbiamo già visto, siamo di fronte all'ottava. L'ottava è una strofa di endecasillabi, diventa il metro e la struttura strofica tipica appunto del poema epico cavalleresco e presenta uno schema di rime fisso AB, 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 CC. D'accordo? Allora, le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese, io canto, che furo al tempo che passaro i mori, d'Africa il mare e in Francia, no puer tanto, seguendo l'ire e giovenil furori, da Gramante lor re, che si die vanto di vendicar la morte di Troiano, sopra recarlo imperator romano. Allora, andiamo a vedere. Innanzitutto questa parte. Le donne, i cavalieri, e qui ve lo dice lo stesso vostro libro in nota, pagina 440, vi è un riferimento al purgatorio dantesco. Si va già ad evocare, a richiamare quello che è uno dei più grandi modelli della letteratura italiana. Siamo in un mondo che è fatto di riferimenti letterari. Dunque, le donne, in primo luogo, i cavalieri, il mondo della corte, dunque, donne e cavalieri, le armi, e si ritorna di nuovo all'elemento bellico, ma in sede esplicitaria diverso, gli amori, aspetto determinante di questo testo, è il rapporto amoroso. Le cortesie, l'audaci imprese, e qui abbiamo finito la materia. E notate di nuovo in posizione esplicitaria diverso, io canto. Il poeta va a sottolineare quello che è il ruolo determinante del soggetto che fa poesia. Allora, ricordiamo che, per esempio, nell'Iliade, uno dei modelli forse più importanti della letteratura occidentale, chi era che aveva raccontato al poeta le cose, la musa che raccontava le cose al poeta che le riferiva. Chi è che invece canta le imprese di qualcuno? È l'Eneide di Virgilio che dice: Arma virumque cano, canto le armi e il capitano. Attenzione perché proprio queste armi e il capitano diventerà la materia dell'altro proemio celeberrimo del poema epico cavalleresco italiano del Cinquecento, che è la Gerusalemme liberata, per cui troveremo appunto da un lato Ariosto che vuole riferirsi a una molteplicità di modelli, dall'altra parte invece Tasso con la Gerusalemme liberata che fa riferimento solo ad un unico modello. Allora, che furo al tempo che passaro i mori, che accaddero dunque nel tempo in cui i mori stanno ad indicare in generale i saraceni, d'Africa il mare, attraversarono dunque dall'Africa il mare, chiaramente il Mediterraneo, e in Francia nacquero tanto, furono così, diciamo,
devastanti, portarono tanta devastazione, seguendo l'ire e giovenil furori, seguendo appunto quella che era la rabbia e i furori giovanili del loro re Agramante, che si diè vanto, decise dunque di vendicare la morte di Troiano, no? Nei confronti di Re Carlo, che è Carlo Magno, imperatore romano. Perché romano? Perché è il Sacro Romano Impero. Allora troviamo già il tema della vendetta. Ricordiamo che il tema della vendetta era fondamentale anche all'interno di quello che era appunto il modello dell'Iliade. E troviamo qui la molteplicità di riferimenti letterari che caratterizza questo proemio. E torniamo alla seconda ottava. Dirò d'Orlando in un medesimo tratto cosa non detta in prosa mai né in rima, che per amor venne in furore e matto, d'uom che si saggio era stimato prima. Se da colei che tal quasi m'ha fatto, che il poco ingegno ador mi lima, me ne sarà però tanto concesso che mi basti a finir quanto ho promesso. Allora, ritorniamo a vedere questa seconda ottava. Dunque, il poeta, sempre in prima persona, ci annuncia, e qui vediamo il contesto che abbiamo visto prima e la funzione programmatica di questo testo. Dirò d'Orlando, dunque io parlerò di Orlando in un medesimo tratto, allo stesso tempo, cioè dunque io dopo aver detto queste cose della guerra, parlerò in realtà di un personaggio che è Orlando e ne dirò una cosa non detta mai, e notate qui fondamentale, in prosa né in rima. Cosa significa? Si va a distinguere quello che è la letteratura in prosa dalla letteratura in versi, dalla poesia, che per amor, che a causa dell'amore, in questo caso per amor, è alla latina il complemento di causa. Per amor venne, dunque risultò in furore e matto. In questo caso semplicemente troviamo quella che è una dittologia. Ricordate in Petrarca l'uso poetico di utilizzare due aggettivi o due riferimenti per indicare la stessa cosa. Furore. Allora, il furor in latino era un termine che indicava proprio la perdita di razionalità, cioè l'opposizione a furore. Per noi furore è un termine un pochino più vago, invece utilizzato alla latina sta proprio a significare il contrario di mens sana, quello che sarebbe la razionalità. Dunque furore in questo caso è una spinta irrazionale, è la follia vera e propria. D'uomo che sì saggio era stimato prima, da uomo che era considerato prima così saggio, così ponderato. Se da colei, e qui arriviamo a quello che è il ruolo fondamentale della presenza della donna del poeta, è Alessandra Benucci, che era donna amata da Ariosto, che ha reso tale quale Orlando il poeta. Se da colei che tal, dunque in questo quasi come lui mi ha reso, che il poco ingegno adormi lima. Allora, il termine lima è un'altra allusione, è una citazione a quello che è l'autore forse più amato in generale della letteratura latina da parte di Ariosto, che è Orazio. Allora, qui si va citando quello che è uno dei motti della poetica oraziana, che è il labor lime, letteralmente lavoro di lima. Ossia, cosa sta a significare questo? Ariosto si rifà a quello che è uno dei grandi precetti della poetica antica, che è la raffinatezza formale, la grande elaborazione formale. Questa pulizia del verso, della parola, del lessico,
che porta in generale come risultato finale a una poesia raffinatissima, levigatissima. Come mai è fondamentale questa citazione oraziana? Perché Orazio diventerà uno dei più grandi personaggi della, come dire, uno dei più grandi protagonisti del mondo poetico di Ariosto. Orazio diventerà un modello fondamentale per Ariosto, soprattutto per quanto riguarda il suo rapporto col potere. C'è una cosa fondamentale che Ariosto andrà ad imparare dal grande poeta Orazio, sarà la rivendicazione dell'autonomia dell'intellettuale pur dipendente da un mecenate. Cioè Orazio era uno dei grandi intellettuali latini dell'età augustea che era vissuto grazie all'aiuto di mecenate, quel famoso uomo politico romano da cui nasce il termine mecenatismo. Cioè Orazio aveva però sempre cercato di mantenere la sua libertà intellettuale, l'aveva sempre rivendicata. E vedremo, Ariosto scriverà delle opere che imitano il modello di Orazio. Queste opere sono le satire, scriverà anche delle epistole, imiterà, quasi vorrà presentarsi come un nuovo Orazio. Questo è fondamentale perché creerà un modello di intellettuale cortigiano autonomo nuovo, d'accordo? Per cui sarà un modello di intellettuale che non sarà né l'intellettuale umanista veramente libero, l'intellettuale fiorentino per intendersi, veramente libero come potrebbero essere i vari Poggio Bracciolini e così via, ma non sarà neanche l'intellettuale totalmente asservito al potere. Ariosto sentirà la necessità di trovare una sua strada all'interno dei rapporti con i poteri forti, con quelli che sono i poteri dei suoi mecenati, e questa strada l'andrà a cercare in quello che è il più grande, secondo lui, modello della letteratura antica all'interno di questo tipo di produzione, che è proprio Orazio. Continuiamo. Me ne sarà però tanto concesso che mi basti finire quanto ho promesso. E dunque mi sarà, sicuramente mi concederà quello che serve per finire quel che ho promesso. Cioè, nonostante questa mia proclamata follia, io sarò capace di proseguire appunto all'interno del mio intento. E arriviamo ora alla terza ottava che contiene la dedica. Piacciavi, generosa erculea prole, ornamento e splendor del secol nostro, Ippolito, a gradir questo che vuole e darvi sol può l'umil servo vostro. Notate una quartina. Quel che vi debbo posso di parole pagare in parte ed opera d'inchiostro. Né che poco io vi dia da imputar sono, che quanto io posso dar tutto vi dono. Arriviamo qui a quello che è la dedica all'interno dell'opera al protettore. Allora, l'Erculea prole, letteralmente figlio di Ercole, chi è? È Ippolito d'Este. All'interno dell'Orlando Furioso viene citato direttamente il dedicatario dell'opera. Dunque, vi piaccia, o prole Erculea, figlio di Ercole d'Este ovviamente, generosa perché è un appellativo tipico del mondo della cortesia, della corte, però generoso in questo caso fa riferimento effettivamente al fatto che Ippolito d'Este fosse il datore di lavoro, in un certo senso, di Ariosto. Ornamento e splendor, ritorniamo sempre all'uso della dittologia, ornamento e splendor, uso tipico di una poesia che cerca di essere raffinata, misurata, ma senza mai rinunciare al dato esornativo. Ornamento e splendor del secolo nostro, quindi voi che siete la cosa più bella di questo secolo, Ippolito, notate Ippolito messo alla fine di questa premessa in posizione incipitaria. A gradire, vi piaccia dunque gradire questo. Questo cos'è? È il poema. Questo testo che vuole e darvi sol può, che vi vuole, ma non, anche altro non vi può dare,
L'umil servo vostro. Ovviamente questa è una forma, è un topos poetico che si chiama la recusatio, scritto recusatio in latino. In cosa consiste? Consiste nel ridurre in un certo senso quello che è la capacità poetica dell'autore al fine di sminuire, ma chiaramente in modo fittizio, quello che è l'opera che si va presentando. Per cui io, che sono il vostro umile servo, non vi so dare altro che questa piccola opera. Allora, quello che io vi dovrei, il debito che ho nei vostri confronti, posso di parole pagare in parte. Notate l'effetto allitterante. Io posso pagare solo in parte con le parole e con opera d'inchiostro. Opera d'inchiostro sta proprio a indicare la parola scritta, il verso. Né che poco io vi dia da imputar sono, e io non posso essere accusato di darvi poco, che quanto io posso dar, tutto vi dono, perché tutto quello che io sono in grado di darvi, io ve lo do. Voi sentirete fra i più degni eroi che nominar con laude m'apparecchio, ricordar quel Rugger che fu di voi e dei vostri avi illustri il ceppo vecchio. L'alto valore e chiari gesti suoi vi farò udir se voi mi date orecchio, e vostri alti pensier cedino un poco che tra lor miei versi abbiano loco. Allora veniamo qui a un altro fine fondamentale del poema, il fine encomiastico. Allora, ricordiamo l'Eneide, che funzione aveva? Celebrava quello che era il più grande antenato della gens Iulia, per cui di Augusto, d'accordo? Dunque si celebrava il più lontano antenato col fine di celebrare il suo discendente. In questo caso il poema epico cavalleresco ha la stessa funzione. Si va a celebrare quello che è appunto l'antico antenato, Ruggero, di voi e dei vostri avi, il ceppo vecchio, il ceppo dunque più antico di voi e dei vostri avi. Ma io qui dice, oltre a queste vicende, ricorderò anche la grandezza del vostro più grande antenato. Dunque, raccontare le gesta del grande antenato di una casata diventa un modo diretto per celebrare quella stessa casata. Dunque voi, di nuovo il cardinale, sentirete, ascolterete fra i più degni eroi, fra gli eroi più nobili che mi apparecchio, mi preparo a nominar con laude, a ricordare appunto con parole di lode. Ricordare quel Ruggero che fu di voi e dei vostri avi illustri, il ceppo vecchio, che fu appunto la prima origine di voi e dei vostri illustri avi. L'alto valore, per cui il suo grande valore, alto in questo caso significa alla latina profondo, importante. E chiari gesti suoi, anche qui chiaro è usato alla latina, per cui e i suoi nobili gesti, vi farò udir. E qui vediamo come il poeta giochi tra lettura e ascolto. Lui racconta, narra, si finge dunque un narratore orale. Vi farò udir se voi mi date orecchio, se voi mi presterete attenzione. E vostri alti pensieri, i vostri profondi pensieri cedino un poco, lasciano un po' spazio, sì, in modo tale che tra loro miei versi abbiano loco, in modo tale che in mezzo a questi gravi pensieri i miei versi possano trovare un piccolo spazio.